Bentornati a un'altra puntata di Poco Poco Piano Piano dopo il periodo di inattività. Questa volta vediamo 7 Years di Lucas Graham, ma prima di cominciare vi ricordo che in generale c'è sotto il video una descrizione e ci sono delle cose importanti, quindi leggetela se vi va e approfondite tutto quello che fa parte del video, eccetera. Andiamo al tutorial. Questa è quindi l'introduzione accompagnata da degli accordi che poi restano sia per la strofa che per il ritornello e sono Sol minore, quindi Sol Si bemolle Re, Si bemolle maggiore, Fa Si bemolle Re, Re diesis maggiore, Re diesis Sol Si bemolle e poi Fa maggiore. Fa la Do. Come vedete, il Fa arriva a metà della seconda battuta, cioè se ogni accordo vale una battuta, il Re diesis ne vale uno e mezzo. E il Fa ne vale mezzo. Adesso vediamo la melodia dell'introduzione, un arpeggio molto ripetitivo, basato principalmente su queste note. Poi si ripete, quindi praticamente è così. E poi di nuovo. E finisce qui. Quindi, quando arrivate sul Re, inizia il primo accordo, il Sol minore. Praticamente l'unica variazione è che in secondo giro non c'è di nuovo il Fa perché sta per introdurre la strofa e quindi rimane col Re diesis maggiore in sottofondo, quindi per due battute. Ritornando agli stessi accordi dell'introduzione, la melodia è questa. Vabbè, facciamola subito lentamente. E poi ci sono di nuovo le note dell'introduzione. E poi inizia la strofa. Quindi ricapitolando. E poi inizia la strofa. Vi dico già subito che. Anzi, appunto, vediamo subito le variazioni del ritornello, perché questo è il ritornello. Dopo la strofa c'è di nuovo questa cosa qua, però ci sono delle variazioni. Allora, una prima variazione è questa, ma questa è anche una variazione degli accordi della strofa. Praticamente, sia la strofa che il ritornello, dopo il ritornello iniziale succede questo. Quindi, come avete visto, praticamente tra il Sol minore e il Si bemolle maggiore c'è questo Fa. E quando va fatto? Praticamente va fatto così.
Non vi saprei dire il tempo esatto, però è appena prima del Sigonale, quindi vedendolo sul ritornello, viene così. E quindi quando battete sul Do. Allora. Quando arrivate qua, praticamente fate. Quando battete sul Do. Con la melodia del ritornello, quando arrivate sul Do, c'è questo Fa. E infatti il Fa contiene proprio il Do. Piccolo trucchetto, barbatrucco, però è così. Succede qui. E adesso vediamo quando succede nella strofa. Anche per la strofa vale questo piccolo trucchetto perché la melodia fa così. Allora, vediamola prima lentamente. E per tutto il resto è sempre questo ripetersi. Quindi un ripetersi del secondo giro. Però appunto questo Fa arriva qui. E notato niente, arriva proprio quando c'è il Do. E quindi ricordatevi questo, nel secondo Do della melodia della strofa, quindi questo è il primo, secondo, arriva il Fa. Quindi questa è la strofa, poi il ritornello è identico, solo che si aggiunge il Fa dove vi ho detto. Vediamo se c'è qualche variazione nella seconda strofa. Allora, ho analizzato la seconda strofa e la terza strofa, ci sono veramente delle variazioni minime, però se voi volete essere precisi, succede esattamente questo. Seconda strofa, primo giro identico, quindi. Poi secondo giro, qua succede questo. Quindi l'unica variazione sono i primi due accordi. E il resto invece. Invece, per quanto riguarda la terza strofa praticamente il primo giro è sempre uguale, no? Quindi. Però al secondo giro succede questo. Quindi veramente variazioni minime, cioè. E il resto è uguale. Ma andiamo alle variazioni del ritornello, in particolare il terzo ritornello. So che forse non ci state capendo un cazzo, però neanch'io. E quindi siamo nella stessa banca, come direbbe un economista. Comunque, in realtà è molto semplice, cioè voi se sentite la canzone poi vi verrà istintivo andare così, anche perché qua sono già 17 minuti di registrazione, quindi vediamo di velocizzare. Allora, il ritornello, praticamente, primo giro uguale, quindi. E qui, invece. Oh, ma cosa c'è qui? Praticamente ci sono queste note nuove. E poi di nuovo. Quindi, in sostanza.
Fine. Questa era la variazione del ritornello, in particolare il terzo ritornello, contando da quando inizia la strofa, quindi strofa, ritornello, altra strofa, altro ritornello, altra strofa, questo ritornello. Credo dovrebbe essere una cosa del genere. Comunque, in ogni caso, lo sentite. Adesso andiamo alla parte più complicata della canzone che mi ha richiesto più tempo, ovvero lo special che inizia dal minuto 2:45 prendendo di riferimento il video ufficiale. Quindi queste sono un po' le coordinate. Allora, sono consapevole che tutto può essere stato molto confuso, ma questo perché ho suonato questa parte sulla base, perché se no non me la sarei ricordata. Quindi il tempo sarà un po' altalenante, cioè non so neanche come sia venuta, però era per darvi un'idea, perché se no non sarei riuscito, perché è un pezzo difficile. Comunque, gli accordi cambiano, perché quando arrivate qui... Ecco, qui fate questo Fa, nel dubbio, perché non si sa quale sia esattamente l'accordo, e poi gli accordi cambiano perché riprendono così. Quindi, allora, abbiamo una prima parte dove c'è Re diesis. Fa, Sol minore, Fa, Si bemolle maggiore, poi dopo Re diesis, Fa, Si bemolle e poi Re, che resta per due battute. Poi dopo il resto continua sempre con Re diesis, Fa, Sol minore, Fa e Si bemolle. Quindi poi il resto è la ripetizione di questo giro. E il tutto dura fino al minuto 3:18, dura questo special. E quindi adesso vediamo la melodia. Arriviamo fino al Re come accordo, quindi ci fermiamo a metà. Quindi più o meno è così. E qui arriva solo là. Adesso vediamo la seconda parte, sempre veloce. Questo è nel ritornello. Appunto, potrei aver sbagliato qualcosa perché veramente mi sono trovato in difficoltà. Poi, quando tornano gli accordi normali, quindi...
questi. Ci sono soltanto due giri di questi accordi qua, quindi quelli della strofa e del ritornello iniziali, e la melodia è questa velocemente. Quindi alla fine sono sempre quelle note dell'introduzione. E poi va verso la conclusione. Piccoli accorgimenti, il Fa arriva qui, il Fa dopo Re diesis arriva qui. Esattamente all'ultimo La. E poi il Fa prima del Si bemolle arriva quando arrivate sul Sol. Qui. Esattamente qui. E poi vado verso la conclusione. Non so se sono riuscito a spiegarvi questa canzone perché veramente è stata complicata e poi il mio tutorial dopo il periodo di inattività che voi tutti sapete. Qui infatti siamo già a 33 minuti, sarà un casino in fase di montaggio perché ho sbagliato diverse volte. Come al solito vi ricordo il settaggio è tutto registrato grazie a questo in presa diretta e qui avevo la base perché molte cose non me le ricordavo perché essendosi lavato comunque la voce fa un po' quello che vuole anche nei live magari è pure diverso, il risultato è che la melodia non è ben chiara. Si aggira intorno a quelle note, ma non sono proprio quelle lì. Quindi spero siate riusciti a imparare buona parte della canzone. Vi ricordo ancora di leggere la descrizione in generale nei video, perché ci sono delle cose importanti. E noi forse ci vediamo al prossimo episodio di Poco Poco Piano Piano. E senza neanche le cuffie, così a caso.